Oggi troverò lavoro. C'è tanto lavoro da fare. Il primo è andato. Adesso mi tocca andare in tutti i ristoranti che incrocio e danno uno ad uno. Secondo tentativo, forse invano, in un posto dove c'è scritto fuori che cercano baristi. Ho aspettato mezz'ora un possibile manager con cui parlare, però non è arrivato nessuno. Provo questo albergo. Insomma, per lavorare all'albergo devi iscriverti online, non si fa con i curriculum cartacei. Intanto possiamo soffermarci e apprezzare quanto sia bella oggi questa giornata. Guarda qua, c'è una parvenza di sole, di luce. Dio santo, quanto odio la Scozia. Ok, qui abbiamo giapponese, hawaiano, scozzese. Li provo tutti e tre. Sono interessati, ma non al momento, insomma, cercano più là. E si è tenuto il curriculum. Ora mi tocca andare a casa a mangiare, perché è tardi. Un trucco che sicuramente torna utile quando cerchi lavoro, almeno se ti occupi di ristorazione, è di portare curriculum all'inizio della settimana e quando non sono busy. Secondo me vista italiana, si è girato. Oh, comunque incredibile, una cosa che odio degli scozzesi è che questi ti conoscono, passano e non ti salutano. Veramente, che maleducazione, che maleducati. Cioè, se io ti conosco, almeno faccio un cenno, capì? Ti faccio sapere che sono consapevole della tua esistenza. Niente, oh, loro, pur di non provare l'imbarazzo di salutare qualcuno, fingono di non vederti. Che strana cultura che c'hanno. Allora, vabbè, è semplice. Dimmi da dove vieni. Da Cagliari. Da Cagliari. Quando sei venuto qua? Novembre 2016. Per favore, possiamo riprendere il panorama? Magari pensano che la sbrigano questa, invece poi. Invece dietro. Quanto tempo ci hai messo a trovare lavoro? Credo di averci messo una settimana. Il mio primo lavoro fu su Amazon. Ho iniziato là, sono rimasto un mesetto. Una ragazza ha condiviso un annuncio dicendo che il ristorante dove lei sta attualmente lavorando stava cercando personale. Io mi sono presentato, se non sbaglio, uno o due giorni dopo, di mattina. Chiaramente perché devi andare di mattina a cercare lavoro nei momenti meno busy, e ho lasciato il curriculum. Il giorno dopo avevo già la prova. La differenza chiaramente sta nel fatto che tu hai un certo numero di ore e per quel tot di ore vieni pagato. In Italia succede che tu vieni pagato, diciamo, a giornata, e quindi tu puoi lavorare, cioè il numero di ore che tu vai a lavorare non è ben definito. Ti sfruttano pagandoti poco. Qua magari ti possono sfruttare, però vieni pagato quelle ore, quindi non so se si possa definire un vero e proprio sfruttamento. Che cazzo lo vede sto video? Che ti pensi che divento famoso? Apposta. Non succederà mai. Lo so. E allora? Quindi, vedi, è come il gioco della mente. Dato che sai che non diventerai famoso, perché fai il video? Se non credi, Dio, che cazzo bestemmi a fare? La differenza, secondo me, rispetto all'Italia è che qui c'è una richiesta di lavoro maggiore, nel senso che qui non è difficile trovare lavoro, chiunque, anche non parlando la lingua, trova lavoro in una settimana. C'è un sistema di pagamento che in Italia non abbiamo, cioè un minimum wage, e quindi non hai la paura di andare a guadagnare una miseria facendoti il culo. Comunque c'è un minimo standardizzato che tu prenderai. Con un minimum wage hai una vita più che dignitosa.
Allora, ho mangiato, finita questa pausa, adesso si ricomincia a dare curriculum in giro. Io sushi, wagamama, Nippo Kitchen. Non cercano al momento. Portare il curriculum in questo posto brasiliano. E la manager era una ragazza delle mie. Che c'è per le sopracciglia finte? Così lunghe. Così. Brutto. Va bene, Barolo Grill. Preparati ad assaggiare il mio curriculum. Situazione, ho consegnato il curriculum a tipo 5 ristoranti diversi, di cui due sono stati veramente, veramente rudi nei miei confronti. Allora, quando si attraversa la strada a Glasgow, si rischia la morte. Loro non si fermano davanti a niente. Oh mio Dio, sta diventando staccante. Ci sono due cose che nella vita non finiscono mai. Gli esami e le salite. Che palazzo strano, ma che significa? Perché sei così? Che ti hanno fatto? Chi ti ha ferito? Mi ha tenuto mezz'ora a parlare, alla fine mi ha detto vieni venerdì e fai un giorno di prova. Oh yes! Mi rimangono comunque una decina di curriculum, quindi li consegnerò in ogni caso. Non bisogna mai dare tutto per scontato. Credo di essere arrivato a capolinea. C'ho tipo 3 curriculum e sono arrivato in un punto della città in cui non c'è nulla. Ok, ne sono rimasti soltanto 2. Missione compiuta. Non credevo sarebbe stato così semplice. Invece è stato semplice. Ho fatto una prova in questo bar dalle 5 alle 9 e mi ha preso. Ho finito di lavorare e mi ha detto: senti, sei simpatico, ti prendiamo. Ok.